Ciao a tutti ragazzi, io sono Mattia e lei è la nostra bellissima Scilly. Vi volevamo raccontare come si svolge la giornata qui nella Baia dei Pinipedi. Intanto vi dico che Scilly è una femmina di leone marino californiano e pensate che ha ben 20 anni. E cosa facciamo noi durante la giornata? Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è pesare la loro dieta, quindi pesiamo il pesce. Pensate che lei in questo periodo mangia fino a 6 kg e 2 di pesce, mentre invece il maschio della stessa specie, che è Vito ad esempio qui, a Zoomarine, riesce a mangiare fino a 15 kg di pesce al giorno. Quindi noi prima cosa che dobbiamo fare la mattina è dividere il pesce e pesarlo per i vari animali e le varie specie. Un altro dei nostri compiti giornalieri è quello di variare le sessioni il più possibile, come ad esempio fare sessioni di alimentazione, o ad esempio sessioni mediche o soprattutto sessioni di gioco, e quindi stare con loro e cercare di divertirsi insieme. E eccoci qui ragazzi, e questa volta siamo in compagnia del nostro bellissimo Lowes. Un altro dei nostri compiti fondamentali è quello di monitorare lo stato di salute dei nostri animali. E nei parchi come Zoomarine si effettuano esami clinici molto importanti, come ad esempio le ecografie o il prelievo del sangue. E adesso Lowes ci dimostrerà come si effettua il prelievo del sangue. Per il prelievo del sangue Lowes si deve sdraiare in questa posizione e appunto il prelievo viene fatto sulle pinne posteriori, posizionandole verso dietro. E da qui, siccome le pinne posteriori sono quelle maggiormente vascolarizzate, facendo una piccola pressione si evidenziano le vene, e da qui il nostro veterinario con una farfalla pediatrica può inserirla e appunto fare il prelievo del sangue. E Lowes rimane fermo finché l'addestratore non gli dice bravo, ovvero attraverso il fischietto. Vi abbiamo raccontato una giornata tipo qui alla Baia dei Pinipedi, ma per altre curiosità mi raccomando continuate a seguirci sulle nostre pagine social. Ciao a tutti!